Resta qui con noi perché adesso c'è il tuo produttore Alessandro Bentivoglio che ci raggiunge al centro del palco tra gli applausi del pubblico, perché questi artisti di Viena e Cortina davvero stanno ben figurando in questa serata con la loro bravura. Ecco qui un bacino, due bacini ben auguranti per questa semifinale a Castrocaro. Beh, allora, come ti stai preparando per questa semifinale? Con una posizione molto sicuramente, cioè tra l'insula c'è sempre, poi va bene anche perché se non c'è quello poi non è che si va tanto bene. Poi c'è il vostro punto di riferimento. È giusto, perché preoccuparsi quando c'è la sua professionalità, quando c'è un vostro direttore artistico che ha anche una formazione a tutto tondo nel mondo artistico. Per cui io passerei il microfono a lui mentre possiamo farti ritornare dietro le quinte tra gli applausi del pubblico. Alessandro, parlare di questo vostro impegno per la produzione di nuovi talenti, per insegnare come cantare le scene, come impostare la voce, come affrontare il mondo dello spettacolo che è bellissimo, però certe volte se non si ha la preparazione adeguata può risultare ostico e quindi ci vogliono persone in grado di trasmettere step by step quelle che sono le qualità per poterlo affrontare. Certo, innanzitutto buonasera, ringrazio te perché ci hanno invitati. Una presentazione, poi questa Carmen è anche la mia falsa. Qua. Ah ecco, siamo in due, e vabbè, benissimo. Niente, la premessa era questa e niente, si dice chiaramente quello che tutti conoscono, noi siamo poi dietro le quinte, quindi rappresentiamo poi la fatica, no? Che poi si fa motivazione, si fa sacrificio, si fa lavoro per trasmettere chiaramente quelle che sono poi le emozioni che poi dove arrivano da parte nostra direttamente, se non attraverso chiaramente le persone che anche con fatica, con sacrificio, che è quello che comunque ripeto, proviamo ogni istante della loro vita, perché poi ecco la caratterizzazione di certe persone, dell'esperimento del proprio esercizio, in questo senso poi vive ecco, di un contesto che è veramente indescrivibile. E delle tue esperienze in Rai, in trasmissioni importanti come X Factor, quali sono i messaggi che puoi lanciare a coloro che si vogliono approcciare al mondo dello spettacolo, anche alla tua scuola? Sì, noi abbiamo la fortuna di averci nel nostro contesto con le persone che poi vivono assolutamente la realtà chiaramente del lavoro, senza guardare chiaramente al contesto illuminato del talent show. Nel talent show lo facciamo quotidianamente e quindi se guardiamo a quello lo vediamo praticamente attraverso un momento che è legato anche se al meteorismo del progetto, perché siamo in un momento che è veramente difficile, dove è difficile produrre, dove è difficile veramente poi realizzare veramente un valore. I nostri valori sono nel quotidiano senza però vedere a quello che per loro ecco, diventa semplicemente un obiettivo che poi diventa realizzabile nel momento in cui poi possono davvero permetterlo attraverso le condizioni di lavoro. Lo viviamo in maniera un po' più diretta, sì, anche nel contesto, anche un pochino più distaccata, per non guardare soltanto a quel contesto. Tutte le persone che possono apprezzare i vostri corsi anche su internet, ricordiamo www.meletequila.it, possono trovare dei punti di riferimento. Il vostro staff è composto da grandi professionisti. Sì, decido qualcuno, sì. Iniziamo con la direzione musicale di Angelo Guarzillo, che è noto veramente alla platea e al grande pubblico per essere stato lo scopritore, il talent scout di Laura Pausini, di Ramazzotti, di molti altri artisti, per cui Spagna e Anna Oxa. Lui è la nostra direzione musicale. Ci parliamo di un efficientissimo collaboratore che stasera sarà Silente, che è qui comunque in prima fila, che è Luciano Alessandria, che poi tra le altre cose è un bravissimo provider anche e soprattutto del festival da te appena citato, del festival di Castrocaro, ed è un pochino il nostro fiore all'occhiello, e tantissime altre persone, ecco, tra cui Marco Angelano Antonangeli, che è poi un noto vocalist Rai, e poi c'è Alessandro. Avete vinto 80 premi nazionali, 5 internazionali. Sì. Benissimo, ci fa veramente piacere. E poi per concludere, voi preparate l'artista non solo da un punto di vista tecnico della preparazione vocale, ma anche la sua impostazione come immagine, quindi ne curate anche il modo di proporsi su un palcoscenico. Assolutamente sì, perché siamo un'alba. Assolutamente certo, qui sotto appunto attraverso la presentazione di lui appunto qui presenti i nostri
collaboratori, perché poi ecco, nell'era catodica, dove tutto passa chiaramente inevitabilmente anche per un contesto, ripeto, che tutti quanti ormai, no? Viviamo in maniera quasi quotidiana, diventa poi, no? Inevitabile non concedersi chiaramente anche a quella, anche a quel contesto, quindi camminiamo di pari passo. La tua sinergia con Mario Bellitti, con questo Festival di Potenza, la tua opinione, un tuo saluto anche al direttore artistico del Festival di Potenza? Come no, lo faccio volentieri, perché Mario è stata la persona che ci ha convinti chiaramente sulla base di quello che era lo storico di questo, di questa rassegna. So che quest'anno è cambiato un pochino la formula e quindi è passato, no? Dal concorso al gala, diciamo. Esatto. E quindi noi ci siamo sentiti a casa perché ecco, la vicinanza a Mario è diventata veramente, si è diventata veramente in un attimo. Mi ricordo che poi ecco, si parla con Mario, si sembra anche se siamo veramente poi lontani dai nostri punti, diciamo, ubicativi, ecco, è come stare a casa, e per questo voglio ringraziarlo. Siamo tutti contentissimi, vi auguriamo naturalmente buon lavoro per il vostro futuro. Grazie. E speriamo che possano aumentare i vostri contatti con i futuri allievi, ben 6 sedi in tutta l'Italia. Grazie ancora, grazie a te, grazie a voi, vi saluto a tutti in casa e grazie Alessandro Bonifoglio, grazie. Mela e Tequila. Ed ora